Al magazine americano The Atlantic, Berlusconi confessa di sentirsi, se non un playboy, certo un playman, e conferma l'impressione generale, il cavaliere è pronto a tornare sulla scena. Il ragionamento dei fedelissimi è semplice, far cadere Monti è impossibile, ma stare fermi porterebbe mezzo PDL nell'orbita centrista. Tanto vale per Berlusconi provare a gestire la nuova fase, puntare alla riforma elettorale, all'accordo col PD, per salvare il bipolarismo o giocare da protagonista in una grande coalizione. Il modello è un proporzionale, che premi i partiti maggiori emarginando le ali estreme. Il prezzo è l'addio alla Lega, forse agli ex AN del PDL, ma Berlusconi potrebbe puntare all'accordo con Casini da una posizione di forza e gli interessi del PD potrebbero essere simili. A rasserenare il clima potrebbe servire anche l'accantonamento di fatto della norma sulla responsabilità civile dei giudici, annunciato da Schifani dopo una visita a Regina Coeli per denunciare l'emergenza carcere. Credo che non se ne parlerà a breve, passeranno dei mesi, perché è una legge ordinaria. Domani il PDL incontrerà Lega e PD, dopodomani il Terzo Polo. Fini parla di maturazione di Berlusconi sulla legge elettorale, ma i futuristi come leghisti e dipietristi temono di essere tagliati fuori nel nuovo scenario. UDC e PD parlano invece di intesa vicina. Nel palazzo gira anche il nome del possibile candidato premier per una grande coalizione o per un nuovo centrodestra, ed è Corrado Passera. Gasparri reagisce male, si occupi piuttosto delle strade e dei treni bloccati, dice l'interessato al momento nega così. Le piace fare il ministro? Ragazzi, è un bellissimo lavoro, ragazzi, difficile ma un bellissimo. Perché non fare il premier allora? Prossima domanda.